Sono Umberto Veronesi, faccio il chirurgo di professione, di mestiere, mi occuperò molto di scienza, soprattutto di ricerca clinica, cioè di come i dati sperimentali possono essere tradotti in fatti utili al paziente in maniera provata e dimostrata. Non sono più giovane, sono un ottuagenario, ma questo direi non mi dispiace, non mi dispiace esserlo perché per fortuna credo di poter contare ancora su un pensiero vivace, ancora totalmente intatto come capacità di elaborare anche nuove idee. Ma io non avrei mai pensato di dedicarmi alla scienza, lo devo confessare. Dopo la guerra a cui ho partecipato anche attivamente, ero nella resistenza, ho avuto difficoltà, sono stato ferito, sono stato saltato su una mina, sono stato mesi in ospedale, ho avuto tanti interventi e poi sono stato braccato da tedeschi, da fascisti, quindi ho avuto una vita difficile, un'esperienza difficile a 17-18 anni. E quando sono arrivato all'università il mio grande pensiero era una grande speranza di potermi dedicare al mondo della psicologia per conoscere in profondità l'animo umano, il pensiero umano e riuscire a identificare le possibili cause di questo grande male che ogni tanto esplode. E quindi pensai proprio di dedicarmi a quello quando per una quasi una pura coincidenza andai a fare lo studente praticante all'Istituto dei Tumori. Lì ebbi una specie di folgorazione. Allora il cancro sembrava una malattia a cui non ci si poteva opporre, una specie di maledizione divina a cui era inutile tentare di fare resistenza.